Allora, ragazzi, in quest'ultimo periodo sto facendo più unboxing che video normali, però rispetto agli scorsi due unboxing abbiamo nuovamente, ragazzi, la seconda inquadratura. E beh, sì, ragazzi, mancava. Ho preso un altro power bank per alimentare la seconda camera e difatti ecco qua. Unboxing, ragazzi, qui dentro abbiamo un altro prodotto di Moman che tratta l'audio. Quindi ragazzi, seguitemi subito dopo la sigla. Allora ragazzi, sì, io in quest'ultimo periodo sto provando più dispositivi che mi stanno arrivando. In questo caso è un altro dispositivo che questa volta ho comprato io a spese mie, proprio per provarlo e proprio per dare un tocco di qualità audio anche alla nuova Lumix che ho acquistato qualche settimana fa. Quindi ragazzi, qui dentro noi abbiamo un altro microfono. Quindi io già so cos'è, però adesso andiamo a scoprire insieme il contenuto di questo pacco perché vediamo che tipo di microfono è. Che poi, tra l'altro, questo qui, ragazzi. Allora, innanzitutto, linguetta facilitata dei pacchi Amazon. Allora, ragazzi, a me provare questi microfoni mi fa sempre molto piacere perché sono dei microfoni eccezionali, hanno una bella qualità audio, ma se posso evitare di registrare l'audio a parte come sto facendo in questo momento, ben venga, collego direttamente un microfono alla fotocamera e ho risolto la maggior parte dei miei problemi, anzi ho risolto il mio problema. Ritorniamo a pacco, ecco qua. Io lo vado ad aprire e via. Ottimo. Scusate ragazzi. Allora, ecco qua. Allora, qui abbiamo una coppia di microfoni Moman, quindi abbiamo ricevitore e due microfoni. Sono dei microfoni tipo quelli lì della Rode, quelli lì di DJI, che sono molto comodi da utilizzare. Quindi Moman C1X. Allora ragazzi, nel frattempo che tolgo la pellicola da qui, infatti, beh, anche molto comoda toglierla, beh, io questa coppia di microfoni l'ho acquistato con qualche sconticino applicato, quindi costavano attorno ai 120 euro. Poi ci stava uno sconto del 20% di Moman su Amazon, quindi ho risparmiato ulteriormente altri 20-21 euro. Poi ho avuto, vabbè, avevo qualche buono Amazon e sono riuscito a pagarlo attorno ai 65 euro, quindi niente male. Allora, ritorniamo a noi. Eccolo qua. Cioè, anche dall'immagine, C1X, coppia di microfoni. Beh, ragazzi, questa coppia di microfoni poi dopo magari la proverò direttamente su una delle due camere. Allora, innanzitutto andiamo ad aprire. Beh, raga, come possiamo notare, all'interno abbiamo già la sua custodia, sia di protezione ma anche per il trasporto. Quindi tiriamola fuori. Abbiamo la solita manualistica delle istruzioni. Beh, devo dire che è una custodia veramente fatta bene, rigida, antiurto, resistente, ma andiamo a vedere subito il contenuto. Allora, ragazzi, ecco qua, eccovi il contenuto. Abbiamo i due microfoni. Vediamo se mette a fuoco. Beh, la Nikon ha un po' questo problema ultimamente che non riesce a mettere bene a fuoco. Ecco qua. Allora abbiamo il ricevitore. Eccolo qua. Quindi questo qui è quello lì che poi andrà collegato direttamente sulla fotocamera. Questo qui. Che poi tra l'altro devo collegare anche un altro microfono esterno. Per la ricarica, fantastico, abbiamo la USB-C, tasto d'accensione. E devo dire che questo è veramente niente male, ragazzi, veramente niente male. Allora, trasmettitore, ecco l'altro, sempre la stessa cosa, quindi abbiamo USB-C per la ricarica, DisplayPort
jack per il microfono, pulsante accensione e spegnimento, non so, non metto a fuoco. Allora, e poi abbiamo quest'altro, l'altro microfono, ovvero il secondo, quindi sempre uguale, come possiamo vedere, ragazzi. Vediamo se mi mette a fuoco la Nikon. Ragazzi, scusate, sto avendo questo problema con la Nikon. Ecco qua. Quindi, reset, il gain. Non so, poi andrò un po' a vedere cos'è quest'altro pulsante. Qui abbiamo già visto il connettore 3,5 per il microfono, ricarica USB-C e pulsante accensione e spegnimento. E poi abbiamo le clip per poterle utilizzare un po' ovunque. Ok, allora, poi abbiamo il ricevitore. Questo è quello lì da collegare direttamente alla fotocamera, ragazzi. Allora, facciamo una cosa, magari metto l'altro tipo di messa a fuoco, se mai ci riuscirò. Allora, ragazzi, scusate, sto avendo un po' di problemini con la messa a fuoco della Nikon. Allora, io cerco un attimino di andare nuovamente ad impostare. No, non ce la faremo mai. Allora, vabbè, ragazzi, scusate se ci sono problemi di messa a fuoco, passatemi questa cosa, la prossima volta la imposterò meglio. Allora, oltre ad aver visto questi due, il ricevitore, andiamo a vedere quali sono gli accessori. Quindi mettiamoli qui. Gli accessori sono questi qua. Abbiamo anche, vediamo un po', ah, ecco, raga, ma c'è fantastica questa cosa. Però abbiamo i gatti morti, eccoli qua, ne sono due. Poi abbiamo lo spillino per effettuare il reset e poi abbiamo altre due pinze per un microfono lavalier, che, se non sbaglio, quest'altro microfono lavalier è compreso all'interno della confezione. Quindi, oltre ad avere questi qui, ragazzi, abbiamo anche altri accessori. Quindi abbiamo anche i copri microfono per il lavalier a clip, eccoli qua. Ma vediamo un po' gli altri accessori. Sì, mi sa che qui dentro abbiamo un altro microfono, ovvero abbiamo qualche microfono a clip. Non so, non mi ricordo se avevo letto questa cosa sulla pagina dell'acquisto. Allora, un po' di cavetterie. E ragazzi, allora abbiamo il connettore jack per il microfono. Poi abbiamo, infatti, eccolo qua, un microfono lavalier. Anzi, ne abbiamo due, ragazzi, ne abbiamo due. Quindi sono usciti due microfoni lavalier. Beh, devo dire che è una confezione bella ricca, quindi ecco qua, anche se io probabilmente li utilizzerò poco, questi qui che sono usciti all'interno, ma utilizzerò sempre comunque quello lì wireless per comodità, ma è questo qui che è molto più comodo a mettere questo qui. Quindi altri due lavalier e con questo siamo a 4 che ne ho. Poi abbiamo il cavo di connessione 3,5 per la reflex, per la fotocamera che ha lo stesso connettore, quindi non so se riesce a mettere a fuoco la camera. Comunque sono questi qua, con due bande nere. Poi abbiamo quello lì a tre bande nere, due bande nere per lo smartphone, ragazzi, quindi possiamo utilizzarlo anche per lo smartphone. Allora, poi abbiamo il cavetto di ricarica. E beh, ragazzi, questo è un tocco di classe, perché abbiamo da una parte l'USB-A e dall'altra abbiamo tre connettori USB-C, quindi andiamo a caricare tutti e tre insieme. Allora, ragazzi, devo dire che questa è una confezione davvero ricca di accessori, quindi mi sono trovato all'interno, oltre ai due microfoni, il ricevitore, abbiamo altri due microfoni lavalier a clip, eccoli qua. Poi abbiamo i gatti morti, sempre per il microfono all'aria aperta, sempre per questi qua. Poi abbiamo le due clip per il microfono a clip e la cavetteria, cavo per la reflex. Poi abbiamo il cavo per lo smartphone, quindi ci sono anche i simboli sopra, tocco di classe. E poi abbiamo
l'alimentatore con tre connettori USB-C e poi USB-A. Quindi ragazzi, è una confezione ad in niente male. Allora, io adesso proverò uno di questi due microfoni e vi porterò magari la clip finale direttamente da questo nuovo Moman C1. Quindi ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, eccolo qua, io già lo sto utilizzando, quindi questa qui è la clip finale. Ho messo uno dei due microfoni collegati, andiamo un attimino a vedere qual è la situazione. Sì, qui è acceso, ok. Poi vabbè, l'altro magari lo proverò con calma perché devo un attimino capire come funzionano meglio questi due microfoni di Moman. Intanto ragazzi, potete già ascoltare l'audio senza alcuna impostazione applicata, quindi direttamente così come uscito dalla confezione l'ho collegato. E ragazzi, devo dire che c'è. Io dopo vado ad ascoltarmi l'audio, adesso non so darvi un parere, a parte che poi sì, si possono anche collegare delle cuffie per sentire la propria voce direttamente dalle cuffie e dal microfono. Quindi ragazzi, beh, proverò un pochino queste funzioni. Fatto sta che adesso questo unboxing è finito qui ragazzi. Allora, se volete anche voi acquistare e provare questi microfoni, qua in basso nella descrizione trovate il link per poterli acquistare. Adesso ve li faccio vedere da qui perché purtroppo la seconda camera già l'ho spenta. Quindi abbiamo un microfono, ricevitore attaccato alla camera, l'altro lo tengo qui e vabbè, tutti i vari accessori che sono usciti all'interno, come clip, gatto morto, connettori per lo smartphone e altri due microfoni lavalier a clip e altri due clip che poi saranno collegati a questi due microfoni, anche se io li utilizzerò difficilmente. Quindi per poterlo acquistare, link qua in basso in descrizione, e lo pagate attorno ai 120 euro, sconto applicato direttamente sulla pagina di Moman, quindi andrete a pagarlo attorno ai 100-103 euro e avete la possibilità di risparmiare più o meno 20 euro, diciamo, mettiamola così. Adesso, se questo video ragazzi, se avete qualcosa da dirmi, fatemi sapere, soprattutto l'audio di questa clip finale da questo, oddio, non vorrei che si fosse spento ragazzi. Allora vediamo un po', no, è acceso ragazzi, è acceso, sta funzionando. Sì ragazzi, sta funzionando, no, non vedevo più l'icona lì sul display, quindi mi ero un pochino spaventato. Allora fatemi sapere qua in basso qua come sentite questo audio, cosa ne pensate e se anche voi, ripeto, volete acquistarlo, link qua in basso in descrizione. Quindi insomma, ditemi la vostra su questi microfoni qua in basso nella descrizione. E se questo video vi fosse piaciuto, questo unboxing vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi aiutate tanto. E dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente a crescere. Instagram, ve lo ricorda il banner qua in basso, link anche dei miei social in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao!